Abbiamo un aumento dei contagi in maniera significativa, che non è soltanto la provincia di Ferrara, ma appunto sta avvenendo in Regione Emilia-Romagna e in tutta Italia. Abbiamo un RT 1,97 con l'incidenza è passata da 3 settimane fa, il 6 luglio, che era 1,25, ad oggi ha un'incidenza di 46 casi per 100.000 abitanti. Ieri abbiamo avuto anche il picco di numero di casi, 50, oggi ne sono identificati 26 e questo porta al numero complessivo degli attualmente positivi a un numero totale di 278. Il 6 luglio, se vi ricordate, erano 31, quindi sicuramente un aumento importante che anche nell'ultima settimana è stato sostanzialmente del 162%, con una media di positivi giornaliera sostanzialmente di 22. Quindi davvero massima attenzione, massima attenzione a tutti quelli che sono i nostri comportamento. Vigiliamo ovviamente da un punto di vista di contact tracing in maniera importante con l'attività dell'USCA che non si è mai fermata, è rimasta sempre attiva e vediamo che c'è anche un aumento di questa attività dei nostri medici infermieri delle USCA. Fortunatamente ancora il numero dei ricoveri non è salito perché si mantiene sempre sui 10 pazienti ricoverati. Nessuno di questi in terapia intensiva. L'età è sempre più giovani, ovviamente quasi tutti sotto i 30 anni degli attuali positivi. Questo, come dire, è un dato ormai consolidato perché chiaramente sono la fascia non meno vaccinata rispetto al totale. È grazie al vaccino che l'impatto, così come ci insegna il caso inglese, sui ricoveri e sulla terapia intensiva è sostanzialmente un quinto quello che è nelle precedenti ondate, questo è più o meno quello che si sta verificando in Inghilterra, forse anche qualcosa di meno, come già avevamo ricordato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Come ben detto lei, nel nuovo decreto che è uscito sul Green Pass e sulle zone, i colori delle zone che rimangono anche bianche, anche se si supera i 50 casi per 100.000, non è il caso ancora di Ferrara, anche se chiaramente conta la regione, non la provincia, ha poi quella discrezionalità sancita nel decreto rispetto a quello che è il numero dei ricoveri, ok? Se sono e se appunto il tasso di occupazione dei posti letto è uguale o inferiore al 15% e se la terapia e intensiva è inferiore al 10%. Nel nostro caso, appunto, non abbiamo neanche un paziente attualmente in terapia intensiva, quindi sicuramente l'effetto dei vaccini è un effetto che sta dimostrando tutta la sua importanza.